La campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale della Calabria è ormai alle battute finali e tra botta e risposta tra i vari candidati presidenti e aspiranti consiglieri c'è chi, rimasto fuori da questa competizione per scelta di partito come Italia Viva, osserva, tira le somme e si prepara a scendere in campo già dalle prossime amministrative. A rappresentare in Calabria il partito di centrosinistra, fondato a settembre del 2019 da Matteo Renzi, in seguito alla sua fuoriuscita dal Partito Democratico, è il senatore Ernesto Magorno, nonché sindaco oggi della cittadina tirrenica di Diamante. Con lui abbiamo parlato della scelta di astenersi dalle regionali, facendo però un resoconto generale della situazione politica in Calabria, da Oliverio all'azione di rinnovamento di cui parla Zingaretti, alle proposte programmatiche che Italia Viva ha già messo in campo a livello nazionale per contrastare soprattutto l'avanzata della destra ancora più pesante al sud. Noi non abbiamo partecipato alla costituzione delle coalizioni, non abbiamo partecipato alla costituzione delle liste. È giusto che Italia Viva, che non è nella competizione elettorale per le regionali in Calabria, rimanga fuori dalla battaglia che c'è in questo momento tra i candidati a presidente e tra le coalizioni. A questa dichiarazione congiunta da parte di tutta la rappresentanza istituzionale di Italia Viva, dall'onorevole Covello alla Vono, ha tenuto banco quel se fossi calabrese voterei Callipo di Renzi, alle affermazioni del PD di Zingaretti e Oddati, il quale ha additato l'atteggiamento di Italia Viva come un regalo alla destra di Salvini e al sovranismo. E qui l'onorevole Magorno acchiara la risposta. Renzi ha detto che voterebbe Callipo in Calabria, ma ha aggiunto che in ogni caso Italia Viva non è in gambo in Calabria, quindi mi pare che siamo in perfetta linea con quello che dice anche il nostro leader nazionale. Italia Viva non è in gambo in Calabria e quindi non va nessuna scelta. Non potrebbe fare una scelta politica se non è stata nemmeno chiamata ad essere in gambo. Quando l'hanno dato a Zingaretti, io credo che loro hanno governato male la vicenda del Partito Democratico in Calabria. Io sono fuori, ne sono stato segretario regionale. Io ricordo a me stesso e anche a chi mi ascolta che nel dicembre del 2018 feci una dichiarazione, più interviste, nelle quali chiesi al Partito Democratico calabrese e nazionale di mettere in campo una figura nuova da proporre a Presidente della nostra Regione, è una coalizione radicalmente rinnovata. Su questa scelta politica, Oddati e Zingaretti sono arrivati dopo l'estate del 2019, avendo fatto consumare un logoramento al centro-sinistra della nostra Regione. Quindi io chiedo ad Oddati come mai, quando Magorno più volte ha chiesto e si è anche autosospeso dal Partito Democratico, per chiedere un radicale rinnovamento nella nostra regione della proposta politica in funzione delle elezioni regionali, dove ero Oddati e dove era anche Zingaretti. E mi pare che sono in ritardo su alcune scelte di parziale rinnovamento, che avrebbero dovuto mettere in campo ben prima dell'autunno del 2019. Mi pare che per quanto riguarda il mio atteggiamento, un atteggiamento coerente. Io avevo detto quello che pensavo, l'ho detto prima, lo dico adesso, e credo che per il futuro della Calabria c'è bisogno di un radicale rinnovamento. Quindi la sfida sarà sul governo della nostra regione, che finalmente chiunque andrà a governare possa cambiare passo e dare una svolta radicale alla nostra regione, che è l'ultima d'Europa purtroppo. Uscita dal PD, motivata soprattutto in funzione di quel malgoverno, così definito dal senatore, del presidente uscente Mario Oliverio. La mia critica al governo Oliverio è sul fallimento dell'azione di governo rispetto al turismo, rispetto al lavoro, rispetto alle problematiche sociali, rispetto al fatto che per esempio i fondi europei si sono messi in gambo alla fine della legislatura, rispetto a un'azione che, come dire, è stata l'azione di un monocolore, di una parte del Partito Democratico, guidato dal presidente Oliverio. E su questo è il mio giudizio. È stato nel dicembre del 2018 il mio giudizio, è stato fino a quando sono uscito dal Partito Democratico il mio giudizio, continua ad essere questo il mio giudizio. Due sono le cose: se Oliverio ha governato bene, e allora bisognava riproporlo; se Oliverio, come io invece penso, ha governato male, e allora bisognava andare al rinnovamento di Oliverio. E su queste cose il Partito Democratico ancora non ha fatto chiarezza. L'azione di governo
di Oliverio. È stata un'azione di governo positiva per la nostra regione, ha prodotto diciamo, un riscatto della nostra regione, un'inversione di tendenza, anche un'inversione di tendenza. Io ritengo di no. E allora, io il mio giudizio su Oliverio l'ho dato sull'azione di governo dell'onorevole Oliverio, non sul resto. Il Partito Democratico avrebbe dovuto prendere atto del fallimento dell'azione di governo e agevolare un processo di cambiamento, che ha fatto con estremo ritardo, ma prendiamo atto che però, insomma, questo processo di rinnovamento è stato messo in gambo, che c'è una proposta diversa da quella che poteva essere una coalizione di centrosinistra guidata da Oliverio. Rinnovamento dunque che urge su più fronti per contrastare l'avanzata della destra e di Salvini. E anche qui l'onorevole ha le idee chiare. Siamo seri, il problema è la mancanza di credibilità e di questo se ne discuterà l'1 e il 2 febbraio prossimo alla prima Assemblea nazionale di Italia Viva. C'è uno spostamento evidente di un voto di protesta che sta transitando dal Movimento 5 Stelle alla Lega, quello è il punto. E intercettare, dando fiducia ai cittadini del Mezzogiorno. Guardi, non è un problema della Calabria, è un problema del Sud, l'avanzata della Lega. L'avanzata della Lega non si blocca dicendo fermiamo la Lega e stiamo tutti insieme. L'avanzata della Lega si blocca se le azioni programmatiche che sono state messe in campo in Calabria, che verranno messe in campo in Campania, che verranno messe in campo in Puglia, saranno azioni programmatiche, proposte programmatiche, progetti per il futuro del Mezzogiorno d'Italia e per le popolazioni delle regioni nelle quali si andrà a votare, che convinceranno i cittadini che vanno a votare. Non la ferma Magorno se dichiara di votare centrosinistra l'avanzata della Lega, siamo ridicoli. Se una dichiarazione di Magorno, della Covella e dell'Avono può essere una dichiarazione che ferma l'avanzata della Lega, tutti sanno che Italia Viva in questo momento è il più fiero avversario a livello nazionale di Salvini e della Lega. Quindi il punto non è questo. Siamo seri. Il punto è che c'è una mancanza di credibilità e che non si ferma l'avanzata della Lega con lo slogan fermiamo la Lega e fermiamo Salvini. Non lo fermiamo così, Salvini. Lo fermiamo se convinciamo, e questo pezzo di voto di protesta che è passato dal Movimento 5 Stelle, sta transitando soprattutto nel Sud, dal Movimento 5 Stelle sulla Lega, comprende, capisce che c'è una proposta alternativa che veramente può essere una proposta non solo di inversione di tendenze, ma di riscatto delle popolazioni del Mezzogiorno. Siamo seri, siamo seri. Gli slogan per vincere le elezioni non servono. Servono le proposte concrete. Se noi, anche in questi ultimi giorni, se loro, anche in questi ultimi giorni di campagna elettorale, dessero alle popolazioni della Calabria il senso di interventi che costituiscono per il Mezzogiorno d'Italia e per il Sud e anche per la nostra regione una inversione di tendenza, una possibilità di risollevarci, una possibilità di andare avanti. Allora questo sì che può fermare l'avanzata della Lega, non gli slogan e gli appelli. Perché credo che nessun calabrese possa immaginare che una mia dichiarazione può determinare la vittoria di uno o dell'altro schieramento. Cerchiamo di essere seri.